Un pareggio che accontenta tutte e due le squadre. Al Bologna serve parecchio in questa delicata fase che lo vede impegnato nella lotta per non retrocedere. Per la Roma è sempre un risultato utile. Poteva anche vincere se a 5 minuti dal termine Musiello non avesse fallito un gol clamoroso. Ma il risultato la squadra di Giagnoni lo deve accettare sportivamente. Il Bologna ha giocato bene, con molto ordine, una partita difensiva senza arroccamenti. In alcune occasioni ha contrattaccato rendendosi pericoloso. Alla Roma è mancata forse un tantino di grinta e in qualche occasione è stata anche sfortunata. In rete ci va per primo il Bologna. Siamo al 20esimo, Nanni trova Chiodi smarcato, il centravanti avanza tutto solo e batte Paolo Conti. Poi una serie di ottimi interventi del portiere rossoblu Mancini, come questo al 25esimo su traversone di Bruno Conti. Ancora Mancini para bene su Musiello e trova anche la traversa a dargli una mano. È l'azione che prelude al pareggio della Roma. Avviene al 35esimo, è sempre Bruno Conti che si smarca sulla sinistra, centra, questa volta Mancini in uscita, non arriva alla palla. Per Di Bartolomei è un gioco da ragazzi mettere dentro. Il risultato non cambia nella ripresa. Il gioco è abbastanza piacevole, offre anche qualche emozione. Ecco le principali. Al quinto Chiodi sbuccia la palla a pochi metri da Conti. Al nono bel colpo di testa di Casaroli della Roma, al quale risponde Mancini agguantando il pallone. Al 23esimo occasione per Di Bartolomei, ma il tiro è debole. Infine al 40esimo si grida quasi al gol, punizione di De Sisti, spiovente in aria, Musiello allunga la gamba ma la palla esce al lato.